Buongiorno, è lei il titolare? Sì, sono io. Con chi parlo? Mi chiamo Gianluca Mercadante. Non ci conosciamo personalmente, sono uno scrittore. Capisco. In cosa posso esserle utile? Qualora voglia accertarsi se abbiamo in casa il suo libro o meno, la risposta è no. Lo immaginavo già. Bene, dunque per quale altro motivo chiama? Ho visitato il sito della vostra libreria e ho notato che organizzate diverse presentazioni con gli autori. Mi sono chiesto se potrei presentare il mio libro presso di voi. Ma non mi dica. Senta, parliamoci chiaro, se non le interessa, io avrei... No, la prego, non fraintenda. È che io non so chi sia lei, non l'ho mai sentita nominare. E almeno di queste parti potremmo incontrarci di persona e discuterne a quattro occhi. No, abito a Vercelli. A Vercelli? Sì, Vercelli. Ah, se ne stupisce? Francamente sì. Cosa la spinge a presentare il suo libro così lontano da casa? Non può presentarlo lì? Invita un po' di amici e fate il tutto esaurito. Con i miei amici vado a berci una birra. Li posso ospitare a casa mia per un brindisi se proprio voglio festeggiare l'uscita del mio romanzo. Io con gli amici non ci lavoro. Se per lei presentare un libro è un lavoro, mi creda, stia a Vercelli. Non voglio illuderla. Chi pensa possa venire a sentirla qui? I suoi clienti, per esempio? I miei clienti? Cioè, davvero lei pensa che io possa mettermi a farle da Pierre in attesa della sua epifania abruzzese? Io qui ci lavoro. Lavora coi libri, però, o sbaglio? Senta, sarò sincero, lei non è famoso, è questo il problema, ne sono convinto. E grazie a gente del suo stampo tale problema resterà irrisolvibile. Adesso non sia offensivo, ci mancherebbe, anzi, posso farle una domanda? Prego, l'autore Rocco Gaglione, che avete presentato la scorsa settimana, non l'ho mai sentito nominare nemmeno io, che pure lavoro per un giornale piuttosto noto. E quale sarebbe questo giornale piuttosto noto? Dovrebbe conoscerci assai bene, dato il mestiere che esercita. Scrivo per Pulp. Ah, dal 1998, come si leggerebbe sull'insegna di qualche birreria storica. Riceviamo ogni settimana, ogni giorno, informativi di qualsiasi tipo, ma di questo splendido romanziere, da voi presentato meno di una decina di giorni fa, ripeto, non ci è arrivata notizia. Come mai? Sono sicuro che se qualcuno di noi si fosse interessato per tempo al lavoro del signor Gaglione, un lettore della nostra rivista sarebbe senz'altro venuto di sua sponte a udire le verità profonde enunciate dalla sua sublime bocca, in carne, denti e saliva. Invece il signor Gaglione avrà portato seco i suoi amici, che gli hanno comprato in massa il pur corposo e sicuramente autofinanziato volume. Chi è l'editore, a proposito? Confesso di non conoscere affatto le edizioni Selva Oscura. Sono una tipografia di qui. Ah, che grande notizia! Suppongo pertanto che le edizioni / tipografia Selva Oscura mettano a disposizione dei loro promettenti autori un ufficio stampa, mi permetta la terminologia tecnica, coi controcoglioni. Eppure nessuno in redazione ha ricevuto schede libro dalle edizioni Selva Oscura. C'è da chiedersene quantomeno le ragioni. Sa, è un mistero insondabile per me che scrivo e non ho versato un centesimo di tasca mia per essere pubblicato. Ciononostante, il mio editore, un ufficio stampa, ce l'ha e come? Per quale editore ha pubblicato lei? Risponda prima alla mia domanda, per cortesia, è una questione di precedenza etica. Pronto? Ancora lì? Sì, certo. E quindi? E quindi le spiego per filo e per segno com'è andata. Le edizioni / tipografia Selva Oscura, per dirlo alla sua maniera, sono soprattutto una tipografia e basta. Possono giusto mettere il codice a barre sul volume se il committente lo esige, ma la cosa finisce lì. Non hanno un ufficio stampa, né tantomeno un canale di distribuzione. Grazie per l'ovvio chiarimento. Si figuri, ma non ho finito. Da libraio e da lettore credo sia sacrosanto aiutare almeno gli autori locali ad emergere nella colossale offerta delle major. Assolutamente d'accordo. E con gli autori non autoctoni, come vi comportate? Non mi pare votiate Lega da quelle parti. Non buttiamola in politica, per cortesia. Non la butto in politica. Dovrebbe però farmi il favore di spiegarmi per quale motivo il signor Rocco Gaglione può presentare senza tante storie un suo libro da voi, portandosi appresso i compagni di merenda, e un mercadante qualunque che se ne parte da quel di Vercelli a spese proprie e confidando nella vostra professionalità non possa fare altrettanto. Gliel'ho già spiegato, signor Mercadante. Ah sì, dimenticavo, ha ragione, i miei compagni di merenda dubito mi seguirebbero fin lì, mica per cattiveria, sia chiaro, ma sa com'è, hanno tutti la loro vita, dovrò mettermi a cercare amici in zona tramite Facebook, a seconda di dove intendo presentare il mio libro mi muovo d'anticipo con le richieste, chissà che funzioni. Ecco, potrebbe fare così, mi sembra un'ottima soluzione.
Già? Bene. È stato istruttivo e incoraggiante chiacchierare con lei, signor Rocco. Rocco? Rocco Gaglione, e non sono un mio omonimo. Ah, c'è altro? No, grazie. Se passo da quelle parti, magari faccio un salto a trovarla. Quando lo desidera. Ma senta, mi dica, nel caso poi me la firma una copia del suo libro. È successo davvero.